Salve a tutti, siamo qui con Laura Evangelista, specialista in medicina nucleare di Humanitas University, per parlare di un tema molto importante che è un po' al cuore dell'innovazione in oncologia. Dobbiamo dire che la ricerca sta portando a tante novità. E cosa sono allora i radioliganti e come funzionano? In realtà, se dovessimo darle una definizione, sono degli elementi farmaceutici, quindi proprio delle sorte di farmaci, i quali sono composti da due parti, che una parte si chiama radioisotopo, che è quello che rende radioattivo e quindi ha una funzione prevalentemente radiante, e un'altra parte invece può essere una componente di tipo proteica oppure di tipo recettoriale, quindi un qualsiasi elemento biologico in grado di andare a legarsi specificatamente ad un target, quindi che può essere un recettore, che può essere un processo metabolico, che può essere un'espressione di qualsiasi tipo di elemento che è associato a una replicazione delle cellule. Quindi ecco, in realtà è una terapia specifica di bersaglio che in genere si associa a quella che oggi noi chiamiamo la medicina di precisione. Quindi siamo in grado di capire precisamente quale elemento biologico colpire e possiamo farlo proprio utilizzando i radioliganti. Tra l'altro è un avanzamento frutto dell'ingegno italiano, è vero, professoressa, ce ne può parlare? Allora, sicuramente è un frutto dell'ingegno italiano e ovviamente anche europeo, quindi ci allarghiamo un po' alla visione anche europeista, proprio perché le prime molecole utilizzate sono state, ovviamente si parla del passato, quindi partiamo con la radioligand therapy già nel 1941, quando abbiamo applicato le prime terapie per il trattamento dei tumori differenziati della tiroide. Però negli ultimi anni l'evoluzione è stata veramente molto rapida e ha portato all'utilizzo appunto di queste molecole che sono tanto ovviamente insomma di origine anche del nostro paese all'utilizzo e quindi alla pratica clinica in alcune patologie, soprattutto quelle più rare. Quindi è da lì che poi è partita la grande sfida dei radioliganti, ma che è una sfida che è partita qualche anno fa, ma che adesso invece è in completa evoluzione e in totale sviluppo. Ecco, questa è anche una, possiamo dire, una nuova branca della medicina, perché parliamo di teragnostica, vero? Ci può spiegare di che cosa si tratta? La teragnostica in realtà lo dice la parola stessa, è composta da due parti, la parte teranos che sarebbe la parte di terapia e la parte gnostica che è legata alla diagnostica. Quello che facciamo non è altro che vedere grazie alla diagnostica e trattare grazie all'utilizzo di farmaci che vanno a focalizzarsi proprio dove la diagnostica ha visto. Quindi adesso abbiamo questa nuova, diciamo, formula dove vediamo e quello che vediamo riusciamo anche a trattarlo. Che è un qualcosa in realtà sembra quasi futuristico, riuscire a vedere quello che abbiamo al nostro interno e colpirlo precisamente. Ma è un qualcosa che oggi è realizzabile grazie appunto alla terapia con i radioliganti e alla teragnostica. Quando parliamo di questa abbinata diagnostica e terapia, parliamo di farmaci che hanno lo stesso, diciamo, target biologico, il cui elemento che cambia è il radioisotopo, che appunto è quella parte legata al target. E quindi noi siamo in grado di utilizzare radioisotopi specifici per la diagnostica e radioisotopi specifici a fine terapeutici, ma il target rimane lo stesso. Passiamo proprio al target. Per quali tumori è indicata la terapia con radioliganti e in che direzione sta andando la ricerca? Perché certo non vi fermate. Assolutamente no, il percorso ormai è iniziato e in una visione a lungo termine continuerà sempre di più. Oggi la terapia con radioliganti è una realtà, è una pratica clinica già per lo studio e per la terapia dei tumori neuroendocrini, che sono oggi considerate delle malattie rare. Per il tumore della prostata, che invece è un tumore ad alta incidenza, ad alta prevalenza, precisamente nei pazienti con tumore della prostata metastatico resistente alla castrazione,
ma ovviamente gli scenari clinici in cui questo tipo di terapia è applicabile sono molteplici. Tumore del polmone, tumore della mammella, tumore del pancreas, glioblastoma multiforme, quindi tante tipologie differenti, big killer oncologici, ma anche quei tumori che noi chiamiamo un po' orfani, che ancora oggi hanno, ahimè, una scarsa possibilità terapeutica, ma che invece la radioligand therapy appunto apre come nuova possibilità terapeutica. Quindi risposte laddove finora ancora non ce ne sono, e questo è molto importante. Lei ci ha spiegato che si tratta di terapie complesse anche da somministrare, quindi sul fronte delle strutture e degli operatori, qual è la situazione in Italia? Ci sono abbastanza centri, ci sono abbastanza operatori specializzati? Questa è una tecnologia di tipo terapeutica e diagnostica utilizzabile principalmente in quelle strutture che hanno tutto una sorta di armamentario specifico, quindi sicuramente strutture di medicina nucleare che sono dotate di alcune apparecchiature, anche alcuni elementi che consentono il ricovero e la cura di questi pazienti. In Italia ci sono delle competenze, forse proprio per il grande fronte a cui siamo e ci stiamo ovviamente direzionando, non ce ne sono abbastanza ancora. In questo proprio preciso momento si contano circa 30-33 centri italiani in grado di poter erogare prestazioni di teragnostica, quindi sia di terapia che di diagnostica. Ovvio che in uno scenario come quello di evoluzione tecnologica probabilmente sarà necessario adeguarsi e quindi implementare le possibilità e le disponibilità su tutto il territorio nazionale, perché i conti effettivamente richiedono un'equità e una maggiore accessibilità ai trattamenti in tutta la penisola. Ecco, lei ha proprio aperto un tema che a noi di Fortune Italia interessa molto ed è al centro della mia ultima domanda. In questo momento l'offerta è uguale agli italiani, per gli italiani di tutta Italia, oppure ci sono delle zone che faticano? Allora, lo stato attuale riesce a coprire, lo stato invece che si presenta da qui ai prossimi 6 mesi, no, sarà purtroppo non completamente accessibile per tutti i reali pazienti che ne potrebbero beneficiare, per cui ci potrebbe essere un grosso disequilibrio, e su questo noi siamo tutti quanti attamente sensibilizzati e ove possibile stiamo cercando di dare delle risposte. Io la ringrazio, professoressa Evangelista, le auguro buon lavoro e la aspettiamo la prossima volta su Fortune Italia. Grazie. Grazie a voi.